piedi sulla moto, marcia giusta, in questo caso una seconda, e inizio la salita. Questa salita parte dolce e diventa un po' più aggressiva, un po' più ripida verso la fine. Adesso avanzo, dita sulle frizioni, gas. Ci possiamo trovare invece in questa condizione, che siamo fermi. Ecco, vedete, io sono fermo e la moto tende a scivolare giù, perché la discesa è abbastanza, la discesa è abbastanza ripida, i sassi mi fanno rotolare. Allora, la partenza deve essere una partenza controllata, gas deciso, costante, ma non troppo. Per non perdere aderenza devo pompare, tra virgolette, sulle pedane, quindi con le gambe dare delle pompate sulle pedane per appesantire il posteriore e dargli grip. In questo caso non ho il traction control, l'ho disattivato, e quindi proviamo. Gas deciso e parto. Una volta che parto in piedi, pompo sulle pedane, ecco qua. Strappetto in salita, risolto. Allora, come affronto una salita impervia, complicata, sterrata, sassi smossi? Andiamo a vedere. Io sono Daniele, benvenuti su Motocicletta Team. Allora, come possiamo vedere, forse percorrendola a piedi, ecco, è più facile capire la difficoltà, proprio sempre per il fatto che la GoPro appiattisce tutte le pendenze, ecco, stavo scivolando, e cambia la prospettiva, insomma. Allora, questa salita è una salita enduristica, non è da fare da un principiante, non bisogna trovarsi in queste condizioni. Ovviamente estremizzo un po' la tecnica portandovi a dimostrazione quello che si può trovare in un'uscita off-road. Allora, se mi trovo in questa condizione per sbaglio, perché se sono un endurista, lo dico sempre, l'esperto che è incappato in questo video sa benissimo come affrontare questo tipo di percorsi. Il neofita che magari sta facendo un giro, sta facendo un'esplorazione con degli amici, un percorso molto bello, pianeggiante, a un certo punto affronta la discesa, magari questa discesa fatta appunto tornando giù potrebbe essere un pochettino più facile, ma come dico sempre, dobbiamo verificare se la strada che stiamo per iniziare ha uno sbocco, eventualmente se dobbiamo tornare indietro, ce la facciamo a tornare indietro? Allora, facciamo finta, estremizziamo, che ci troviamo in una condizione dove dobbiamo per forza di cose affrontare una salita come questa qua, alle mie spalle. Mi tolgo un attimino i guanti e vediamo un attimino come affrontarla. Allora, se mi trovo in condizioni di affrontare una salita del genere, come facciamo? La postura è fondamentale. Se siamo in marcia, quindi riusciamo ad anticiparla bene, capiremo un po' la pendenza. Più la salita si fa ardua, più devo trovare quel compromesso tra bilanciare il peso del corpo in avanti per evitare, scongiurare e alleggerimenti dell'avantreno, ma allo stesso tempo devo dare grip al posteriore. Se io vado troppo avanti, a un certo punto il posteriore si alleggerirà, potrebbe rimbalzare su una pietra, perdo aderenza e quindi mi troverò o a sbandare o addirittura a fermarmi, e altro che può succedere. Quindi devo trovare il giusto compromesso. Ovviamente il neofita non deve affrontare salite del genere, ma deve affidarsi a un istruttore, a un corso, e approcciarsi piano piano al mondo dell'off-road, soprattutto con le bicilindriche, perché col monocilindrico c'è il vantaggio di avere una moto leggera. Se si sbaglia
e si cade, la moto è leggera, bene o male i danni saranno pochi. Se si sbaglia con una moto grossa, pesante, le conseguenze possono essere peggiori, non tanto per la moto, ma proprio per chi guida. Quindi evitiamo, se siamo neofiti, di buttarci in queste avventure con i bicilindrici. Allora, andiamo a capire qual è il giusto compromesso. Strada facendo ci dobbiamo rendere conto, dobbiamo avere già la mente allenata, già le posizioni del corpo automatiche, devo capire salendo quanto mi devo spostare avanti e quanto devo ricentrarmi o addirittura a volte spostare indietro per dare il grip giusto. Ci possono essere delle condizioni dove magari mi devo fermare perché di fronte a me ci troviamo l'amico che magari si è fermato, oppure sbaglio traiettoria, esco dal sentiero, mi fermo, faccio un errore e mi fermo, ci sta. Ma se devo ripartire in pendenza, magari non ho spazi di manovra, allora a quel punto dovrò partire gas deciso e costante, senza dare strattoni, grosse accelerate, e pompare sulle pedane, cioè spingere col nostro corpo sulle pedane per dare il giusto grip sul posteriore, una specie di remare. Quando spingo do un pochettino più di gas, la gomma avrà grip, quando alleggerisco che ritorno su, la moto farà come un balzo verso il monte, verso su. Detto così potrebbe essere complicato affrontarlo, vedere l'istruttore che lo fa prima di voi è un'altra cosa. Questo video è una chiacchierata illustrativa, dimostrativa, non vuole essere una lezione, ci vuole un corso per fare questo tipo di manovra. Mi sto concentrando di più sul fatto del corso perché la salita ha degli aspetti un po' più tecnici nel particolare, come poi, a differenza della discesa del video scorso, che una discesa, se non è troppo ripida, troppo dissestata, possiamo anche affrontarla. La salita, insomma, gli errori possono essere tanti, quindi non affrontate salite, discese o manovre che vi sembrano un po' pericolose, non le affrontate. Contattate un istruttore, mi chiamate, organizziamo un corso, ci divertiamo, facciamo un corso adeguato, step by step. Ora, provo a farvi vedere con vari visuali, un po' soggettiva dal casco, e se riesco a piazzare la telecamera in una posizione dove si riesce a vedere la pompata sulle gambe, capiamo un po' come si sale. Dimenticavo, traction control sì o traction control no? Se ho una vecchia moto, chi se ne frega, il traction control non ce l'ho. Ma se ho queste moto moderne, piene di elettronica, il traction control lo uso o non lo uso? A che step? Allora, come ho già detto, l'elettronica è lì per aiutarci. Il neofita a volte potrebbe avere difficoltà a capire se usarla o non usarla. Un profano, uno che è abituato a fare fuori strada, io ero molto scettico sull'elettronica, sulla moto, ABS, traction control, provandola mi sono reso conto che si può andare più forte. Ovviamente richiede una guida pulita, equilibrata, dolce, perché sennò partono i controlli e o ci frena l'accelerata, no, ci taglia la potenza, o se devo frenare ci parte l'ABS e quindi non possiamo fare la voluta derapata o la frenata al punto giusto. Quindi molta tecnica, i controlli ci aiutano. Poca tecnica, allora è meglio avvicinarsi piano piano. Per divertirmi, quando voglio divertirmi, io il traction control lo tolgo. Posso farmi la derapata, posso fare la sgommata, posso fare l'impennata di fronte a un ostacolo. Quando invece sono con gli amici, stiamo facendo la passeggiata, al posto di fare la classica strada asfaltata per andare a prendere il caffè, ma facciamo quel percorso veloce off-road, non ci penso, lascio i controlli attivi, che in realtà mi sono reso conto spesso che mi aiutano nelle curve, posso spalancare il gas, posso frenare in curva con l'anteriore usando
l'ABS mi aiuta tantissimo, gas aperto, pelo i freni e gli aiuti mi aiutano, posso farmi delle curve veramente forti, ma questo è tutto un altro discorso. Tornando a noi, vediamo come fare questa salita. Allora, in questo caso io preferisco togliere il traction control. Visto la mia salita, so che là in fondo posso fare inversione, posso eventualmente tornare giù, l'ho controllata a piedi, l'abbiamo vista insieme all'inizio, ma ho visto anche che ci sono molte rocce, quindi mi faranno rimbalzare. Preferisco togliere il traction control così da avere sempre la trazione. Allora do un po' di abbrivio, mi alzo in piedi, tengo la prima marcia, gas brillante, vado, pompo sulle gambe quando serve e vado. Ecco qua. Qua faccio inversione e torno giù. Giù, pelo i freni e rallento. Rifacciamolo. Mi metto in piedi, gas brillante e salgo. Pompo sulle pedane quando perdo grip. Ecco qua. Sfrutto la vegetazione o le rocce per fare inversione senza spingere la moto, è inutile che faccio fatica. Ecco qua, due manovre, ho girato la moto. Di nuovo scendo, faccio scorrere la vegetazione sulle rocce, cerco la traiettoria che secondo me è la migliore. Ecco qua. Eccoci qua, adesso cerco un'altra visuale, piazzo la telecamera da qualche parte e vediamo da fuori come si vede questa manovra. E niente, ricordatevi, quando parcheggiate, qui c'è pendenza, non si vede, ma se lasciassi la moto in folle, con questo vento che si sente sicuramente dal microfono, c'è il rischio che me la spinga un pochettino. Sulle pendenze lasciamo la marcia inserita, ricordiamoci dell'elastico, l'avete visto in qualche video, famoso per bloccare il freno qualora dovessimo lasciare la moto in forte pendenza, magari accesa, insomma dove non ci fidiamo tanto. Vado a piazzare la telecamera. Allora, questo è quello che significa affrontare una salita tecnica accidentata, sterrata. La stessa tecnica vale per la salitona sterrata, dove vanno anche le macchine che ci porta all'agriturismo, al B&B in montagna. Può capitare. Ci sono a volte agriturismi molto belli, ristoranti, belvedere, dove sarà lo stesso Google Maps a portarci, ma ci si trova in salite, dove passano anche le macchine, quindi Google Maps non ci saprà dire, vedi che è difficile, è sterrata, è molto ripida, in moto evitala. Quindi se siamo un po' costretti perché abbiamo prenotato e dobbiamo salire, con un po' di tecnica riusciamo a salire. Ovviamente se vogliamo affrontare una situazione del genere, la tecnica dovrà essere ben impressa dentro di noi, dovrà essere ormai un automatismo.
così possiamo anche andarci a cercare situazioni un po' più difficili. Mi raccomando, se andate a fare delle prove, andate in compagnia, evitate di strafare, perché in moto, lo sappiamo tutti, se va male ci facciamo male noi. Io sono disponibile per i corsi, contattatemi come al solito, ragazzi, sapete tutto, dove sono i contatti. Come al solito, ragazzi, sapete tutto, dove sono i contatti e tutto quello che serve. Grazie per essere arrivati fino a qui e alla prossima.